Ti ricordo di usare Alexi come supporta un creatore nello shop di Fortnite. Grazie per il supporto e buona visione. Benvenuti in questo mio nuovo video news e leaks di Fortnite. Come al solito ti ricordo di iscriverti al canale per stare sempre aggiornato sulle ultime notizie di Fortnite. Lascia un mi piace per supportarmi, commenta e condividi, e resta anche fino alla fine del video per scoprire tutte le novità presto in arrivo. Iniziamo subito. Iniziamo a parlare dell'evento. Infatti si è visto che è stata aggiunta nell'API del gioco la playlist dell'evento. Vi ricordo che l'evento è domani alle ore 22, ora italiana, quindi entrate qualche ora prima nel gioco per evitare sovraffollamento, e la playlist dell'evento dovrebbe essere attivata circa mezz'oretta prima. Comunque aspettiamoci quindi domani un grosso evento. Guardate, Galactus si sta sempre di più avvicinando e domani ci sarà l'evento. Vi ricordo che la nuova stagione dovrebbe iniziare il giorno dopo l'evento, ovvero mercoledì. Aspettiamoci grosse novità da questa stagione, forse aspettiamoci anche nuove funzionalità. Comunque aspettiamoci anche grossi cambiamenti alla mappa di Fortnite. Parliamo adesso di un'altra cosa, ovvero il supporta un creatore. Infatti guardate un po', programma supporta un creatore, sono di nuovo aperte le candidature. Infatti vi potete candidare per il supporta un creatore. Nuovo supporto un creatore 2.0. Praticamente uno si può candidare, fare la domanda, seguire tutti i procedimenti. Infatti da oggi sono aperte le candidature. Poi qua potete trovare tutte le informazioni. Come viene generato il mio codice creatore? Viene praticamente generato automaticamente in base al nome visualizzato attuale di Epic Games. Quindi praticamente controllate il vostro nome visualizzato attuale di Epic Games, perché il vostro codice creatore sarà quello lì. Casomai se lo volete diverso cambiate il nome visualizzato. Invece per gli attuali creatori, nei prossimi mesi i membri attuali del supporto un creatore dovranno migrare il loro account nel programma della versione 2.0. Dovranno esaminare il nuovo accordo per il programma supporto un creatore, e se uno non vuole più partecipare a questo programma supporto un creatore 2.0 sarà previsto un processo separato per ricevere un pagamento finale. Comunque, chi può partecipare? Questi sono i requisiti per partecipare. Guardate, bisogna avere un minimo di follower su queste piattaforme di 1000. Poi vabbè, bisogna anche accettare tutte queste cose. E chi non può partecipare? Non possono partecipare chi non rispetta i requisiti indicati in precedenza. I creatori devono raggiungere la soglia minima per il pagamento di $100 praticamente in un periodo di 12 mesi, altrimenti la quota accumulata scadrà e l'account verrà chiuso. Se uno non riceve quindi la soglia minima che è di $100, l'account sarà chiuso. Inteso che il codice creatore sarà chiuso. Il creatore ha anche 60 giorni per completare la procedura di configurazione del pagamento. E se non vengono completati, il codice creatore verrà disabilitato. Quindi queste erano le cose per candidarsi al nuovo supporta un creatore. Quindi se vi volete candidare, le candidature sono aperte. Quindi domani aspettiamoci il nuovo evento. E aspettiamoci anche grandi cambiamenti della nuova stagione. Comunque questo video finisce qua, spero che sia piaciuto e mi raccomando iscriviti al canale per stare sempre aggiornato sulle ultime notizie di Fortnite. Lascia un mi piace per supportarmi, commenta e condividi. Noi ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzuoli.